Oggi si muove un altro passo qui a Collatterrato, inizia questo cantiere che riguarda la demolizione di questi palazzi, dove qui verranno costruite poi degli immobili, delle palazzine nuove. La ricostruzione però in questi anni non ha propriamente proceduto speditamente, assessore. Ma oggi innanzitutto è una giornata importante per Teramo, perché iniziano i lavori in un quartiere molto popoloso come quello di Collatterrato. È comunque importante per l'intera provincia di Teramo e per la ricostruzione, perché come diceva lei ci sono stati dei rallentamenti, ma come sapete spesso la burocrazia e alcuni cavilli bloccano il raggiungimento dell'obiettivo, però ci sono state delle ordinanze molto importanti sia da parte di Regnini prima e adesso di Castelli, che stanno appunto dando una forte accelerazione, e questo è l'esempio di oggi, che parte un cantiere importante, una demolizione a cui seguirà la ricostruzione. Come Regione Abruzzo, che io oggi qui rappresento, stiamo cercando di monitorare quotidianamente la situazione. Io sono stato all'USR cercando anche di fare riunione, facendo la trade union tra ATER e Ufficio della Ricostruzione, per cercare di trovare delle soluzioni rispetto a quei cavilli che appunto menzionavo. Però oggi è una giornata importante, quando parte un cantiere e parte in lavoro in Italia è un segnale rilevante, e oggi possiamo sicuramente dire che è una bella giornata per Teramo e per la ricostruzione dell'intera provincia di Teramo.